Bene, eccoci qui, buongiorno a tutti. Oggi abbiamo come ospite Bianca Laura Granato di Alternativa C'è. Buongiorno, senatrice Granato. Buongiorno. Allora, l'abbiamo contattata perché lei è fuoriuscita dal Movimento 5 Stelle e soprattutto ha assunto una linea molto critica nei confronti dei grillini nell'ultimo periodo, da quando si è avvicendato il governo Conte con l'attuale con Draghi, capo, Mario Draghi, capo del governo. E noi vogliamo un po' comprendere, approfondire con lei, innanzitutto capire per quale motivo c'è stata questa revisione di pensiero nei confronti del Movimento 5 Stelle con cui lei ha combattuto per 2 o 3 anni, mi sembra, insomma, a livello parlamentare è stata capogruppo anche al Senato, insomma, aveva un ruolo molto molto importante. Innanzitutto perché è fuoriuscita e poi ecco, volevamo approfondire le questioni sulla scuola che interessano più da vicino i nostri. Granato, perché se n'è andata dai 5 Stelle? Allora, tecnicamente io non sono fuoriuscita di mia iniziativa, ma sono stata espulsa per non aver seguito la linea praticamente del gruppo aderendo al governo, quindi dando la fiducia al governo Draghi. E quindi sono fuoriuscita Però chiaramente. aveva manifestato anche la volontà di fuoriuscire, mi sembra, da alcune interviste prima di essere espulsa, o no? Avevo iniziato a manifestare la mia contrarietà ad alcune politiche proprio di chiaro indirizzo neoliberista che avrebbero reso il nostro paese vincolato a delle riforme strutturali che avrebbero danneggiato i cittadini. Parliamoci chiaramente, prima di tutto il Piano Nazionale per la Ripresa e per la Resilienza, con le annesse riforme strutturali. Quindi questa era già una motivazione per me di dissociazione rispetto alla politica portata avanti anche dallo stesso Conte, che ha voluto utilizzare tutti i fondi messi a disposizione dall'Europa, al contrario di tutti gli altri stati, quindi addirittura su 750 miliardi complessivi dei recovery fund, noi addirittura ne utilizziamo quasi 200 miliardi, il che diciamo, è un unicum nel panorama degli stati europei. Ma a questi 200 miliardi sono associate una serie di riforme che stanno fortemente danneggiando il nostro paese, a mio modo Ma di vedere. una parte di quei miliardi, oltre 30, verranno investiti per la scuola, università e ricerca. Ma Lei come. nella direzione voluta da Confindustria, non in maniera libera, cioè non in maniera finalizzata a promuovere il libero sviluppo della persona umana, come dice la Costituzione, nel modo più assoluto, si devolvono agli ITS oppure praticamente alla scuola, ai nidi, all'infanzia, cioè tutte quelle. Quei segmenti dell'istruzione che o fanno comodo a Confindustria perché praticamente grazie agli ITS riusciranno ad entrare loro direttamente nella formazione, perché comunque questi istituti avranno la possibilità di assumere fino al 50 ma anche più per cento di personale non esperto di formazione, cioè proprio direttamente dalle aziende, dalle industrie del territorio senza nessuna formazione pedagogica e poi questo dopo che per anni sono stati distrutti letteralmente gli istituti tecnici e gli istituti professionali, per cui hanno reso indispensabile questo segmento, ma prima c'è stata una politica per distruggere quel tipo di istituti. Ma Quindi Granato, sì, è chiaro, è chiarissimo, insomma, dietro ci sarebbero, chiamiamoli, poteri forti, sono lei cose che sostiene. non vanno bene, ce ne sono Non vanno tante per bene. non Ma diversità. questo, però questo, il programma, la base, la bozza principale del PNRR è del governo Conte, insomma, voi già c'eravate, eravate presenti. L'avevo sempre contestata quella linea. Io da Ecco. allora ho cominciato a prendere le distanze da Ma quando ho capito a dove dire andavano Granato, a parare. quindi
Perfetto, quando voi eravate al governo, quindi insomma, in maniera, e come ancora adesso, in maniera preponderante, ma perché questo cambiamento nei 5 Stelle? Cosa è accaduto negli ultimi anni? Guardi, io non lo so esattamente cosa è accaduto. La cosa più facile da ritenere è che effettivamente i vertici del Movimento 5 Stelle siano entrati a pieno titolo proprio nel sistema che avrebbero dovuto ribaltare e che quindi ne siano proprio pienamente complici e conniventi. Per cui tutto questo non poteva vedere in me né un sostegno né diciamo un proselitismo in questa direzione, perché mi sono messa in politica con l'intenzione esattamente contraria, di ribaltare proprio questo diritto neoliberista, invece loro vanno proprio in quella direzione. Quando parla di vertici si rivolge anche all'attuale leader politico Conte? Certamente sì, perché Conte è stato il cavallo di Troia che in qualche modo ha portato il Movimento 5 Stelle nell'assimilazione col PD. Quindi, come è Granato, avvenuto. ma quindi anche la legge di bilancio non la soddisfa, la bozza che è stata pubblicata in questi giorni. No, assolutamente no. Allora, innanzitutto, questa legge di bilancio va sempre nell'ottica che io ho sempre contestato di premiare il docente che diciamo, si attiva cioè di non riconoscere e retribuire il lavoro dei docenti, ma di premiare chi è fedele alla linea del capo, cioè attraverso diciamo, delle forme di ricompensa, perché comunque poi non è chiarissimo. Bisogna capire come cioè, vengono tolti i soldi praticamente alla formazione dei docenti, quindi alla carta docenti, per poi confluire non so Questo se nel però è fondo. rientrato, Granato, è stato stralciato questo, chiamiamolo, questa norma che avrebbe eliminato la CARD a favore della formazione o a favore del merito, mi sembra di aver capito. Originaria. Ora io non so come, certo, non ci sono quegli adeguamenti stipendiali che insomma ci si aspettava e che si era legittimati, voglio dire, a pretendere. Cioè, praticamente c'è un'intenzione di mantenere assolutamente minimo il livello stipendiale per poi abusare chiaramente nell'ambito della cioè strafare nella didattica extracurricolare, in tutte quelle attività che poi invece più che migliorare l'offerta formativa della scuola, in moltissimi casi la disperdono e basta, e non Certo. consentono anche perché tutte le attività ormai collaterali non sono finalizzate quindi realmente al consolidamento delle competenze, alla formazione. L'abbiamo visto con il piano scuola estivo di Bianchi. Sì, Granato, fondamentalmente sembra di capire anche gli stessi aumenti nel contratto sono analoghi a quelli di 3 anni fa, quindi la linea che si sta intraprendendo più o meno è la stessa. Appunto, diciamo di sempre. Ecco, e questo è probabilmente uno dei motivi per cui c'è molta contrarietà da parte del mondo della scuola nei confronti del Movimento 5 Stelle. Tantissimi insegnanti, noi lo ravvisiamo attraverso le lettere, i comunicati che arrivano anche da parte delle associazioni, dei docenti, esprimono delusione e rammarico. Ma perché, secondo lei, non si è dato ascolto a questa massa di cittadini, di lavoratori? Perché il mondo della scuola non è stato ascoltato e il Movimento 5 Stelle ha continuato anche sui precari a fare di testa sua? Beh, io terrei separate le due cose, perché il precariato scolastico attualmente si è venuto a creare attraverso quindi la cooptazione all'interno delle scuole di persone che non erano state formate per lavorare nella scuola e quindi sostanzialmente poi andavano adeguatamente formate e selezionate per poter, diciamo, a pieno titolo essere reclutate. Per me il punto è cosa è bene
fare per migliorare per il bene della la qualità. scuola. Ecco, ma questo fare però nel corso degli anni che i 5 Stelle sono stati al governo non ha risposto alle esigenze, d'accordo, incomplessivamente. Cos'è che non è andato? A iniziare dagli stipendi, passando per le classi pollaio, c'è stato un gran parlare, tante aspettative, ma poi di fatto non si è mai tradotto in nulla tutto questo. Sì, non si è tradotto in nulla perché sostanzialmente poi i 5 Stelle si sono rivelati come tutti gli altri, cioè hanno effettivamente relegato la scuola a fanalino di coda della società, considerandola quasi un comparto irrecuperabile. Questa è la verità, cioè quindi doveva essere in qualche modo imposta una disciplina di obbedienza rispetto a logiche del mercato, non a logiche di interesse pubblico, di interesse perché le logiche del mercato non necessariamente coincidono, anzi non coincidono con quelle dell'interesse pubblico e quindi non nell'ottica della promozione del libero sviluppo della persona umana, come dice la Costituzione. Prima domanda, c'è spazio per la formazione di nuovo nucleo politico che è in linea con quello che mi sta dicendo, secondo lei? Sì, c'è sicuramente spazio per questo, bisogna però trovare la modalità per recuperare la fiducia dei cittadini, che non deve essere una fiducia cieca, ma deve nascere dalla consapevolezza questa volta, non dalla propaganda di una scatola vuota o di un brand, ma dalla consapevolezza. Bene, senatrice Granato, la ringraziamo per la sua disponibilità, ringraziamo i nostri spettatori e alla prossima intervista sulla tecnica della scuola.